La redazione di Flash Giovani ha intervistato Luca Boatta e Michele Liparesi alla Galleria d'Arte Wikiarte. Vi parlo di queste mostre attualmente in corso fino a questo giovedì di Luca Boatta, Michele Liparesi e Roberto Re, che fanno parte di un progetto annuale ampio che la Galleria segue ormai dal 2007, prendere 30 artisti giovani per mano e portarli con noi in fiere nazionali e internazionali come Tokyo, Miami o New York. La scelta degli artisti è sempre legata alla ricerca artistica della galleria. Avere 30 artisti che lavorano in modo differente tra di loro per evitare appunto sovrapposizioni e portare ogni artista in una stanza aiuta ad oltremodo a conoscere meglio il percorso artistico della persona. Mi chiamo Luca Boatta, sono un artista autodidatta, sono sempre stato appassionato dell'arte contemporanea, soprattutto dell'arte degli anni 50. Ho avuto una folgorazione vedendo Georges Mathieu. Con quella sua arte calligrafica ha dato un po' una svolta all'arte di quell'epoca e anche alla mia. E da lì in poi ho cominciato un po' a vedere l'arte con le forme geometriche. Io sono Michele Liparesi, sono uno scultore di 30 anni, faccio varie tipologie di sculture. In questa mostra sono in rete metallica e vengono posizionate al buio, dove lo spettatore, non più spettatore ma visitatore, entra e può interagire con le ombre che vengono create da teste di cervide che hanno una estetica del trofeo di caccia che evoca la morte, e nello stesso tempo il visitatore con la luce e il suo movimento li rianima come una proiezione in 3D ma analogica. Il mio processo creativo è più che altro è un appoggiare la tela bianca e poi da lì cominciare un qualcosa. Passo dopo passo cerco di dare una forma a qualcosa con il colore. Non ho una vera e propria base di partenza, non faccio bozzetti preparatori. Cerco di dare un po' un indirizzo dando dei titoli di cose che comunque possono appassionarmi. Poi dopo preferisco che chi guarda ci veda quello che vuole. Qualcuno dice ci vedo il mare, ci vedo una barca, ci vedo un ponte, quindi è bello far comunque muovere i pensieri a chi guarda. Le sculture in rete metallica sono venute facendo sculture in gesso, la struttura interna del gesso l'ho sempre più definita fino a lasciarla così perché sicuramente mi dava più un'estetica che piaceva a me, insomma. Roberto Re nei suoi quadri frammenta gli oggetti e li ripropone attraverso un'apparenza diversa, generando così una nuova espressione formale. La ricerca personale di ogni artista è la cosa che lo rende nel tempo unico e che lo fa differenziare da quello che già sul mercato c'è. Ovvio che ormai si dice sempre che non si può più inventare nulla, in realtà facendo ricerca, viaggiando, andando a vedere musei, mostre di colleghi giovani o meno giovani, aiuta sicuramente a un'apertura mentale che può aumentare il sapere dell'artista stesso. Il consiglio che posso dare è credere in quello che si fa. Se si ha la passione non bisogna abbattersi per qualche commento poco carino o poco piacevole, perché comunque anche i grandi maestri hanno avuto commenti poco piacevoli. Crederci. Resistere, resistere, resistere.